quanto riguarda la normativa, che per se stessa non è così tranciante, se non fosse che la Corte dei Conti della Lombardia ne ha dato un'interpretazione molto ristretta, con una sentenza all'inizio dell'anno, che ovviamente nel campo abbiamo studiato. Per esempio, c'è stata, penso neanche un mese fa, la Corte dei Conti della Liguria, che è la Corte dei Conti di Bergamo. Purtroppo viviamo in Lombardia e dobbiamo sicuramente tenere conto dell'interpretazione che ha dato quella lombarda. In ogni caso abbiamo, ovviamente la consideriamo se si considera, questa è una variazione di bilancio, quindi qui non ci sono i riferimenti ai singoli patrocini, alle singole sponsorizzazioni, che come comunque non abbiamo mai fatto, ma insomma appunto il limite patrocini. Nelle singole poi sia delibere che determine di patrocinio viene di volta in volta spiegato il perché viene dato questo patrocinio e quindi la compatibilità con la normativa. In particolare, se prendete qualunque di quelle che per esempio abbiamo fatto per la festa del paese, ma anche precedentemente per altre attività dove è intervenuto il patrocinio del Comune di Cassano, c'è proprio scritto, cioè richiamata la normativa interna, richiamata la normativa nazionale, richiamate da parte del programma nostro amministrativo, in cui diciamo che per esempio vogliamo promuovere, non so, io l'appunto mi ha fatto una per esempio giovedì, sulla lettura, promozione della lettura, dell'attività di avvicinamento alla lettura dei bambini di età scolare per la biblioteca. Quindi c'è una parte del nostro programma che dice che noi promuoviamo l'avvicinamento, cioè tra le nostre finalità istituzionali come comune riteniamo che quello sia un settore da incentivare, da promuovere attività di quel genere, che riteniamo che una certa associazione da dettagli come quello per proprio finalità di statuto sia in grado di fornire quel servizio, e allora a questo senso noi diamo un patrocinio che non è il costo sicuramente del servizio, se dato invece a uno Stato in forma privata da una società di servizi, e tra le sue attività promuoverà anche un'attività a favore della nostra amministrazione, fungendo così da ente che svolge iniziative in forma sussidiaria rispetto a quella che è l'attività comunale in quel settore. Quindi il principio di sussidiarietà, la sentenza della Corte dei Conti della Lombardia lo diceva espressamente, a me le sponsorizzazioni sono dazioni di denaro a soggetti per far bella l'amministrazione, se invece sono contributi per lo svolgimento di un'attività che ha finalità sussidiaria rispetto alla funzione del comune, allora non rientra le sponsorizzazioni ed è ancora possibile fare, come se no altrimenti l'amministrazione non avrebbe fatto finire niente nel proprio comune. Quindi ne siamo ben consapevoli e l'abbiamo sempre tenuto in considerazione. Per quanto riguarda invece l'intervento del consigliere Colombo, purtroppo nel nostro caso potrebbe andare bene come principio generale, nel nostro caso il bilancio non l'abbiamo fatto noi. Il bilancio l'ha fatto il commissario, quello che era previsto per la cultura, il commissario, evidentemente questo è il caso della cultura, non è quello che abbiamo previsto noi, infatti poi non abbiamo neanche spostato i soldi come il libro è lo stesso, no? Abbiamo spostato le voci, semplicemente perché la nostra idea evidentemente è un po' diversa da quella che aveva il commissario al momento in cui l'ha realizzato, non è il nostro bilancio, quindi non è che abbiamo sbagliato